Oggi praticamente dico, abbiamo constatato un'anomalia perché praticamente le grade che raccolgono l'acqua di questo fiume sono molto otturate, quindi c'è l'impossibilità che quest'acqua arrivi ad entrare presso il canale, da dove praticamente tramite una tubazione si incanala presso l'addicaiato. Una ventina d'anni fa, quest'opera è costata diversi e diversi milioni di euro. Oggi, in un momento in cui c'è la crisi idrica in questa Sicilia e i laghi sono vuoti, ci accorgiamo in quale stato gli enti. Indagheremo e capiremo di chi sono le competenze. Il risultato è che un fiume d'acqua va a finire a mare. Andrò alla Procura della Repubblica per fare una denuncia e capire, appunto, individuare le responsabilità di chi dovrebbe fare la manutenzione. C'è pure una discarica di amianto lungo il fiume Nocella che scorre qua. Quindi pensate a che cosa i siciliani, e in particolare questa parte del territorio, sono esposti. È come se non bastasse, arrivando qua dopo aver fatto giorni e giorni di ricerche, troviamo pure proprietà privata e la cassetta della posta. Invitiamo la comunità partinicese e non solo, di tutto il comprensorio, a partecipare a questa manifestazione che è stata promossa dai nostri volontari. Diamo quindi appuntamento alla comunità domenica mattina alle 10 alle falde del fiume Nocella. Sarà un'occasione per trascorrere una mattinata insieme sui temi dell'ecocompatibilità, di uno sviluppo equo e solidale. Potete trovare tutti i riferimenti nella nostra pagina Facebook con i numeri di telefono dei nostri volontari, in modo da poter trascorrere questa giornata insieme all'insegna della tutela dell'ambiente.